scritto già in tanti che sei dolce romantica, cara Romagna, ed anch'io che non sono di qui canto per te. Quando sentirai questa... Ed eccoci insieme, amici carissimi, come state? Io mi auguro che voi godiate tutti quanti dal primo all'ultimo di ottima salute. Ciao belli, che piacere avervi lì davanti al teleschermo. Allora inizia così questa nuova puntata di Romagna Romantica. E allora vi devo dire che il sabato va in onda alle ore 12, quello che voi vedete in replica è quella della domenica alle ore 21, non facciamo confusione, mi raccomando. L'importante è che voi mi vediate sia il sabato che la domenica, io sono più che mai felice di questo. Allora direi di partire subito con i primi segni dello zodiaco, ma anche ricordare a tutti voi quello che è la scaletta di oggi. Mando un messaggio alla regia, perché io ho il video e non mi vedo, ma ormai mi conosco molto bene, per cui non c'è bisogno che io mi veda. L'importante è che tutto vada a perfezione. Allora, inizieremo con una mazurka intitolata Leulalia Torricelli di Furlè. E allora avremo una mazurka tutta da ascoltare ma da ballare. Poi c'è una polca, poi c'è un brano di Fiorella Casadei, chiuderemo con qualcosa di molto bello. Una chicca, non vi anticipo nulla, sapete che ogni tanto vi riservo delle sorprese. Allora, amici dell'Ariete, attenzione, lentamente le cose stanno cambiando per molti di voi. Il corso del sole indica l'arrivo di un periodo positivo, sia per viaggiare che per avere contatti con stranieri. Sarete portati ad imparare cose nuove e soprattutto a studiare nuove strategie. Anche la salute è in netto miglioramento e io ne sono particolarmente felice. Toro, amici del Toro, nel campo professionale, ordine, metodo, costanza, puntualità nel rispettare gli impegni vengono premiati. In amore avete forse strani pensieri? Li avete questi strani pensieri? Cacciateli via. Oppure siete infastiditi da alcuni atteggiamenti contraddittori del vostro partner. Salute in crescendo. Gemelli, occhio a Mercurio che ti fa diventare ostinatamente esigente. Vuoi un consiglio? Non sono io a dartelo, ma sono le stelle, intendiamoci bene. Evita di assumere posizioni polemiche e non cercare di metterti in mostra con idee a tutti i costi originali nel lavoro. Non è il momento, qualcuno potrebbe rubartele e riciclarle quando meno tu l'aspetti, te l'aspetti. La salute buona. Allora, ve la ricordate quella canzone? Eulalia Torricelli di Forlì, mi sembra che sia quella canzone che lei aveva non so quanti castelli, aveva tanti castelli in tutta la Romagna o l'Emilia Romagna. Ebbene, adesso l'ascolteremo insieme questa bella mazurka dal titolo Leulalia di Forlì, e con noi la storia di Romagna. Vai! Allora, naturalmente questa non possiamo che dedicarla agli amici di Forlì. Forlì, fatemi sentire! Ed anche Faenza, ed anche Ravenna. Thank you.
tre castelli, lei si faceva male, baciare notte di, era la Torricelli, le unaglie di Forlì. E questo è lo speciale di Maurizio Spada, alzato con Torricelli, l'Eulalia di Furlè, bella questa mazzurca, in compagnia della storia di Romagna. Ma adesso, amici miei, andiamo avanti ancora con i segni dello zodiaco e poi arriverà il nostro caro amico Aldo Siboni, che ci proporrà una bella polca, e ci saranno anche, bravi, l'avete detto, i ballerini. Bene, bene. Allora, amici del Cancro, in amore puoi ritrovare l'ottimismo e quella splendida fiducia che rendono leggera la vita. Le persone in cerca di una storia duratura devono impegnarsi in questo momento. Nel lavoro nulla potrà creare problemi, ma prudenza con Gemelli e Bilancia. Salute discreta. Ma adesso è il momento dei leoni. Le storie d'amore che nascono in questo periodo sono molto intriganti. Grande fuoco già dai prossimi giorni. Che fate, fuochi d'artificio? Anche le relazioni di amicizia che nascono in questo periodo sono molto buone, tenetene conto. Attenti alle finanze, troppi soldi spesi, devi recuperare denaro. Vergine, contatti interessanti con conoscenti, parenti o vicini di casa. Potrà verificarsi la necessità di affrontare un breve viaggio o uno spostamento per incontrare una persona e soprattutto risolvere un malinteso. Tentate la fortuna al gioco, magari comprando qualche gratta e vinci. Bel biglietto della lotteria. Non avete vinto, non avete acquistato. E allora, se non avete vinto il biglietto della lotteria, con il biglietto della lotteria, beh, cercate di comprare i gratta e vinci, così non si sa mai, insomma, che non siate fortunati davvero. Allora, prima di andare con la polca di Aldo Siboni, anzi è lui che ce la propone, quindi vi invito già a prepararvi per ballare, girare, saltellare e via dicendo, vorrei salutare a San Mauro Pascoli la mia cara amica Maria. Maria, che alcuni giorni fa hai compiuto 80 anni. Lala, auguri, cara amica Maria, di buon compleanno, 100 di quei giorni. Il compleanno è stato giorni fa. Auguri di ogni bene, auguri di tanta salute e di tante giornate ancora serene e fortunate. E questa dedica, forse tu non te l'aspetti, non te l'aspetti, ma arriva dal marito Alberto Paravella, che ti vuole un mondo di bene. Lui, lo sappiamo, intimidone. È di quegli uomini molto, cioè, all'apparenza duri, riservati, ma poi nell'intimità è anche dolce. Allora, Alberto, ti manda tanti tanti auguri, grazie a questa trasmissione, tanti auguri di buon compleanno e tanto tanto amore. Ciao carissimi amici di San Mauro Pascoli, ciao Maria, auguri, buon compleanno, ciao Alberto, tanti auguri di un buon fine settimana. E poi mi sposto a Castelfranco nell'Emilia, dove il piccolo Manuel Cristoni sta aspettando la dedica, vero? Allora, a te Manuel, un'astronave colma stracolma di auguri per questi tuoi meravigliosi 9 anni, vero? Sono 9, non lo so, 9, ecco. Comunque, sicuramente il tuo compleanno, auguri, auguri, auguri di tante cose belle, di tanta fortuna. E l'augurio speciale perché la vita ti possa riservare, ti dia tutto quello che c'è di bello e di buono. Tanti auguri, caro Manuel, dai genitori, ovvero da mamma Ivana, papà Andrea, da tua sorellina Susi, ti vogliono un mondo di bene. E poi auguri e bene a non finire dalla nonna Adriana, da tutti i nonni, gli zii e i parenti tutti quanti. Manuel, allora tanti bacioni e tanti auguroni anche da me e dalla mia famiglia, bacioni anche a Susi e a tutta la famiglia. E allora io vi aspetto, sapete dove, lo sapete dove. Ciao, buon fine settimana, ciao Manuel, spegni le candeline, mi raccomando, e poi quest'estate ti farò anche un bel regalo insieme a Susi. E adesso Aldo Siboni con una polca. Thank you.
bravo Aldo Simoni, la classe non è acqua. E beh, insomma, vorreste ballare come quei ballerini? Beh, non è così facile, vederli ballare sembra facile, ma farlo noi senza delle nozioni non è facile. Però iscriviamoci alle scuole di ballo, mi raccomando. Ma prima dello spazio pubblicitario vi ricordo il programma dell'Odeon Club a Sant'Arcangelo di Romagna. Ormai lo sapete, anche perché io ve l'ho detto più volte, che all'interno della settimana c'è una serata dedicata al tango. Il venerdì sera tutti all'Odeon Club a ballare il tango con Tango Milonga nella prima ora, poi vi insegnano anche i primi passi e poi si parte, si balla tutti insieme. Allora attenzione amici, Odeon Club a Sant'Arcangelo di Romagna questa sera sabato 9 si balla con Stefania Ciani, domenica 10 Gion Raffoni si balla solo di pomeriggio, martedì 12 Linda, giovedì 14 Marco Gavioli, venerdì 15 Tango, la serata all'insegna del tango, e già vi anticipo la data di sabato prossimo, 16 gennaio, con i ragazzi di Romagna, l'amico Mario Monti, ciao caro. E allora vi ricordo il numero dell'Odeon Club, 0541 62 65 62, e adesso ci gustiamo un pizzico di pubblicità. Bene, allora mi rivolgo ai cari coniugi Luciana e Franco Moretti di Riccione. Non mi sono dimenticata di voi. No. Vi voglio dedicare l'ultimo brano in programma per oggi, che sarà una sorpresa. Sì. E allora andiamo con la bilancia. Le stelle vi regaleranno le cosiddette 4A, amore, affetto, amicizia, allegria, chi ne ha più e chi più ne ha più ne metta. Novità quindi per i single che potranno incontrare l'anima gemella, sì, probabilmente durante una gita. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare dei soldini, buona forma psicofisica. Scorpione. Allora, settimana tranquilla, ma nel corso di questa bisogna stare un po' attenti anche alle incomprensioni. Molto, come al solito, dipende dalla relazione che state vivendo. Il rischio è quello di mandare a quel paese una persona che non merita un trattamento così esagerato. Prendete con filosofia tutto quanto. Sagittario, vi inventate continuamente dei problemi inesistenti per attirare l'attenzione di chi vi sta vicino. Provate a cambiare strategia, puntate sulla dolcezza, vedrete che si risolveranno molte incomprensioni. Nel lavoro avrete la tendenza a mettervi al centro delle attenzioni e sarete un po' criticati. Salute o capa, ma cercate di non affaticarvi con lavori pesanti, potreste avere ripercussioni sul fisico. Allora, Rumba Italiana è la canzone che io vi voglio dedicare, che vi voglio indirizzare. Ma prima di cantare una canzone, quella che vi ho anticipato, vi voglio parlare del ristorante Pizzeria Dancing Villa Agnoli, sulla via del Marano, Parco Marano, quella via che da Ospedaletto a Curien, di Coriano, arriva a Faetano. Ecco, lungo questa via si trova il ristorante Pizzeria Villa Agnoli e durante il fine settimana si mangia e si balla. Attenzione, perché quello che adesso vi leggo è il programma di oggi sabato e domani domenica, quindi questa sera si balla con i Saint-Tropez, domani domenica si ballerà con Moreno il Biondo e la sua cantante. Tra l'altro la domenica, per intervenire, mangiare e divertirsi, pagate solo 10 euro con un maxi buffet stracolmo di primi piatti, secondi piatti, pizza e via dicendo. Quindi ricordate, poi vi do il numero di telefono, ristorante Pizzeria Dancing Villa Agnoli. Vi leggo anche il programma della prossima settimana, perché venerdì 15 gennaio ci sarà Fox e Sandro, sabato 16 Leardi e Simo e domenica 17 i mitici Ecco di Rimini, che saluto caramente. Allora, il numero di telefono della Villa Agnoli, ristorante Pizzeria Dancing, è il seguente, prendete nota: 339 12 89 021, ripeto 12 89 021. Sì, e adesso per voi amici Rumba Italiana. La
adesso, ma qualcuno pagherà, anche il gatto più affamato. Passano di tasse, solo scandali e promesse, ma che servono gli arresti, se già stanno a Saint-Tropez, sono tutti nomi in vista, con i carichi strategici, e fra i tanti della lista, manca solo il buon Gesù. Rumba italiana, cantiamo in tanti perché. Rumba italiana in compagnia di Fiorella Casadei. Siamo ormai giunti al termine di Romagna Romantica e ho riservato per voi una bella sorpresa. Non sarà un valzer, non sarà un tango, non sarà una mazurka, neppure una polca. Che cosa ci sarà mai? Sorpresa, Capricorno, se avete qualcosa da farvi perdonare, prendete in contropiedi il partner sommergendolo di baci, di tenerezze, di coccolo. Non potrà di certo tirarsi indietro. Se siete ancora soli, vivrete dei momenti di totale confusione. Per superare questa fase, fareste bene ad ascoltare qualcuno di cui voi vi fidate. La salute è discreta, quindi accontentatevi. Acquario, siete in ottima compagnia, sole e luna sono con voi per regalarvi note positive. Le comunicazioni saranno produttive, soprattutto in ambito commerciale. Mettete in campo strategie che si riveleranno a breve e lungo termine proficue. Serata, si farà sentire una persona di cui non avevate notizie già da tempo, ma vi darà immensa gioia. La salute va a gonfie vele. Adesso i pesci. Terminati i tempi in cui l'immagine della vostra anima somigliava a una certa cosa che non vado a dirvi, ma voi avete capito, siete più pacifici e sereni. La mente è meno svagata, anche se mantiene quell'aria persa che giustamente viene vista da molti come fascino puro, a secondo dei pareri. Un bel Mercurio vi sostiene, certo, e la salute è
Ok, tutto va a meraviglia. Allora, ancora non vi dico di che cosa si tratta, ma voglio salutare due miei carissimi amici che sempre mi seguono a Radio Delta di Rimini. Si chiamano Luciano e Franco Moretti. Uè, dico, 52 anni dal momento in cui avete pronunciato quel fatidico sì per tutta la vita. E siete sempre innamorati come la prima volta. E vi volete un bene dell'anima. E tanto e di più, sì. Altrimenti non sareste arrivati a 52 anni di matrimonio, no? E allora no, auguri, auguri, auguri a questi cari amici di Riccione che il 5 di gennaio, quindi pochi giorni fa, hanno festeggiato veramente in grande allegria insieme ad amici e parenti 52 anni di matrimonio, quindi hanno oltrepassato il traguardo delle nozze d'oro e si avviano verso le nozze di diamante, vero? Ecco, quindi l'augurio che possiate raggiungere quel traguardo e superarlo sempre in salute e in serenità. Auguri, auguri, auguri dalle figlie Cinzia, Orietta e Daniela, dai generi e soprattutto dai 7 nipoti, tanti auguri ma tanto amore da tutti i componenti della famiglia. Poi auguri vivissimi anche da Enrico e Lella, i vostri vicini di casa, nonché cari amici, intimi amici. E poi ragazzi, auguri da me e da tutti noi di Romagna Romantica. Adesso vi invito a ballare un qualcosa di molto allettante. E ci abbiamo qui, proprio qui ospite, è arrivato in questo momento David Pacini che ci propone In The Mood. Ballatelo insieme a David Pacini, vai!
ma belli bravi! Bellissimo sto brano, emozionante davvero. Che fai, cadi? Allora mettiamolo qua. Allora, In the Mood con David Pacini, colgo l'occasione per ricordarvi che il grande David Pacini, che è trombettista, fisarmonicista, cantante, chi più ne ha più ne metta, i mercoledì 20, ricordatelo e annotatelo, mercoledì 20 sarà al ristorante Pizzeria Dancing La Quercia, Misano Adriatico. Sì, il mercoledì sera, scusatemi, si balla con le grandi orchestre, e mercoledì 20 ci sarà David Pacini. E allora adesso, amici, vi ricordo che voi mi vedete in replica domenica alle ore 21 e la nuova puntata di Romagna Romantica va in onda tutti sabato o i sabati, come volete voi, alle ore 12. Allora un grosso bacio alla mia mamma, è arrivato mamma, è arrivato, e a tutti voi una stretta forte da mozzarvi il fiato. E allora ringrazio tutti quanti, auguro a tutti quanti una buona settimana e vi auguro veramente col cuore tanta ma tanta salute. Alla prossima, ciao amici, ciao, baci. Cara Romagna, hanno scritto già in tanti che sei dolce romantica. Cara Romagna, ed anch'io che non sono di qui, canto per te. Quando sei